Radio Icaro Rubicone presenta in diretta dallo studio 1 di Savignano sul Rubicone Daniele Dibla Di Blasio e Mirko Manuz Manuzzi in Romagna Got Talent. E buonasera, benvenuti a questa nuova fantastica puntata di Romagna's Got Talent, il programma più invidiato da tutta Radio Icaro Maria. Così. Rubicone, buonasera a tutti da Manuz e da... E buonasera da Dibla. Splendido. Ciao Dibla. Stasera sei in buona? Sì, sono in buona, sono carichissimo. Buonasera. Benvenuti a voi che ci state ascoltando sul 90 FM. Oppure in streaming su www.radioicarubicone.it per quanto riguarda l'audio. Esatto. Oppure video su www.rubicone.tv. Tanto che ci tengo a ringraziare Ubaldo. Come sempre, il nostro caro Ubaldo. Ciao Ubaldo. Grande Ubaldo, sempre presente, sempre con noi, grandissimi. Esatto. E cosa dire altro? No, che dire altro, è altra puntata, siamo in prossimità di ponti su ponti, perché è il ponte del 25, adesso il ponte del 1 maggio, ovviamente il tempo è brutto, grazie. Mi fai venire in mente l'ingegner Cane, ponte, ponte stretto, del mille. Però ne approfitto subito, anzi, per fare una cosa che di solito faccio verso fine puntata, ma è giusto farlo prima, perché dobbiamo rendere onore anche chi è stato nostro ospite nelle puntate precedenti, anzi, salutiamo ancora... Ciao, puntate precedenti! Esatto, e i Lu anche, quelli di martedì scorso. Volevo ricordare che oggi pomeriggio, io l'ho scritto sulla nostra pagina Facebook, c'è stato l'aperitivo a Rimini alla lavanderia, ricircolo della lavanderia, non mi ricordo come si chiama, aspetta, adesso devo guardare qui, ancora non mi ricordo bene. C'è stata la proiezione del cortometraggio che ci ha visto i protagonisti, Mirko. Ah, è vero. Infatti, sì. Guarda, sono già rosso in faccia, forza di telecamere, robe che puntano su di me. Ragazzi, sono emozionatissimo. Ragazzi, soprattutto ragazze, mi spiace per voi, ma io e Mirko tra un po' partiremo per Bollywood. E quindi vi salutiamo così. Ciao. Dibla. Scherzo. Dopo di noi, perché uno adesso è a casa oppure in macchina che ascolta la nostra puntata, dopo di noi deve andare assolutamente al Barge, perché suoneranno i nostri amici Mary Jane, che tra l'altro la nostra Elisa Semprini si verrà a trovare con un altro dei suoi gruppi più avanti, tanto per cambiare. Quindi mi raccomando, alle 10:30:45, dipende, voi avete bisogno di andare via prima? No, dipende, vediamo, va bene, noi andiamo avanti allora. Quando abbiamo finito noi, voi state, perfetto, voi state con la macchina accesa davanti al bar, appena abbiamo finito, spegnete la macchina, correte, andate a vedere questo bel live. Domani invece, altri bei concertoni che ci sono in giro per la Romagna. Tantissimi esempio, in questo periodo, esatto. Fior fiore. Ad esempio i nostri momento. Amici Miami in the Groover si sdoppiano domani, perché alle 4 sono a Rimini al Giardino della Bottega. Uh-huh. All'inaugurazione del locale sono lì loro che suonano, e alle 9 saranno a Servia al bar Rinascita. Osta, speriamo che non lascino niente in giro, perché no, infatti, si muovono con tanto. Un carrozzone di qualità con tanti strumenti, e poi magari rimane fuori qualcosa, come i Lu che lasciano in giro il basso nelle esibizioni. Appunto. Però ecco, esatto. non lo auguriamo a nessuno, anzi tanti auguri, e faremo il possibile poi per partecipare, perché comunque come al No Way Back e al Brady, poi siamo stati, come sono stato lo scorso venerdì a vedere il Vuoto al Flying Donkey, come tanti stato? Complimenti, molto molto bravi, affluenza tipica senza strafare, però un buon concerto, buono. Altre date: giovedì 2 ci sono i nostri amici Horizon all'House of Rock a Rimini, ex Roadhouse, ex Gasoline, ex tutto quanto, comunque sempre lì in via Dario Campana a Rimini. Venerdì i nostri amici Luo saranno al Tacabanda a Rizzone, mentre sabato 4 ci sarà la prima serata del Rock e Tratto, evento associato a noi. A dopo. Bentornati radioascoltatori, TV ascoltatori, streaming ascoltatori. Bello, questo è il tuo rientro così. Bello, sono emozionato veramente, sono emozionato. Questa era Blurred Lines di Robin Thicke. Tiki, non si sa bene, sì, non sì, la penso, come vuoi, con parole tue, con fare quant'altro. No, pensavo ci fosse la sigla che metti di solito, invece no, mi hai fregato, la metti più tardi. Va bene, la metteremo dopo, perché il nostro Mirko è pieno di idee, ogni tanto si inventa qualche cosa nuova, bella.
Bella moltissimo, volevi sto dire. Scherzando, è bellissima, bravo Mirko, complimenti, ti voglio bene come se fossi normale. Detto questo, ben trovati a voi che magari vi siete appena collegati qui su 90FM oppure sullo streaming, come ha detto prima Mirko, di www.rubicone.tv, radio.rubicone.it. Vi ricordiamo che potete interagire con noi come sempre, come tutti i martedì sera durante la nostra diretta. Potete farlo chiamandoci allo 0541 94 31 84 oppure potete inviare un SMS al 334 39 22995 oppure Mirko. Vai Diblo, c'è una grande voce impostata questa sera come al solito. Comunque una mail a diretta at radioicarubicone.it oppure ancora più semplicemente cliccando prima mi piace sulla nostra pagina Facebook. Yes. www.facebook.com/RomagnasGotTalent e poi commentare la puntata e tutto quello che volete. Yes. Come bravo, sempre, bravo, bravo. Ricordo i nomazzi per Dibla. Saluti per tutti noi, eccetera, certo, eccetera. Baci, certo, grazie. Baci grazie. Da un ballo, ti ricordo, quando vuoi puoi picchiarlo liberamente, hai tutta la facoltà di farlo. Detto questo, andiamo a presentare chi è questa sera qui con noi, perché direttamente da Cesena, giusto? Longiano. Sì. Perfetto, no, no. Cesena. Ponte Pietra. Via di mezzo, dalla Via Emilia, vengono. Sono qui con noi ZN Studio, quindi Zampo e Nico. Esatto. Conosciuti. PDP per gli amici, nonché Elia Zampolini e quindi Nicola Lorenzini. Esattamente. Elia, esatto. Io esatto. Guardavo uno, presentavo salute. L'altro. Dovete sapere, ascoltatori, che Dibla adesso poi li vedrete attaccati i bigliettini davanti al sì, posto. No, proprio il foglio con scritto tutto quanto, perché non mi ricordo mai un nome. Io Mirko con le frecce, ho Mirko... scritto nel microfono 2 c'è, nel microfono 3 c'è, grande esatto. Dibla. Per imparare il nome di Mirko, ad esempio, ho messo qua nel vetro una targhettina con scritto lui e Mirko, perché non mi ricordo perché mai. Perché non sei te Mirko? Che panico, adesso io chi sono? Oh. Io sono tuo padre, all'improvviso, così. Buonasera ragazzi, benvenuti, spiegate bene il vostro progetto, quando e come nasce? Allora, noi ci siamo trovati, abbiamo fatto la nostra prima canzone a luglio del 2011. Entrambi venivamo da percorsi un po' distinti, io suonavo in un gruppo punk, lui faceva musica anni 90, quindi totalmente, totalmente diversi. Frequentavate già, vi siete eravate già amici? Incontrati a fare la spesa, presumo. No, amici comuni. No, lui non... vabbè, non no, in realtà giocavano a calcetto insieme, sotto la doccia, canti che te canto bene, sì, però cosa canti tu? No, no, io odio il canto, quindi ok, niente, va bene. E niente, sì, amici in comune, abbiamo cominciato a girare insieme, tra una chiacchiera, una serata, una birra, e un'altra, una cosa, un'altra. Abbiamo iniziato a fare musica insieme e poi dopo 2 anni abbiamo deciso di pubblicare il nostro primo disco di lavori così a tempo perso. E ma poi... ne parliamo con calma del disco poi. Sì, sì, ma quello è... con calma. Ha lanciato... Così. Ha lanciato, intanto la prima cosa, è giusto, è giusto. Ma è, quindi, è, come hai detto te prima, due generi diversi come il punk e dance. Il dance, ok. Come ha fatto a mischiarsi e a trovare una soluzione, diciamo, se una soluzione si è trovata poi? Una soluzione si è trovata... Non lo sappiamo neanche noi. La soluzione si è trovata nel momento in cui abbiamo deciso di fare quello che ci piaceva, come ci piaceva, nel modo che lì per lì ci veniva in mente di fare. Nel senso che non abbiamo seguito nessun stereotipo né dalla parte punk né dalla parte dance, fino a sfociare appunto in queste nostre canzoni che neanche noi sapremmo etichettare in un genere determinato genere, però lì per lì era quello che ci veniva in mente di fare e l'abbiamo buttato giù. Che è l'ideologo dei due, che cioè siete tutti due menti, sì, creative, diciamo, oppure... che... c'è più o meno, la parte tecnica e più la parte creativa. Nel senso che molte canzoni sono nate, per dire, da un mio schizzo completamente in alto mare. Lui l'ha preso in mano, l'ha completamente riarrangiato e nascevano le canzoni. Oppure lui buttava già giù una base di pianoforte e insieme la sviluppavamo. Proprio come ci veniva in mente, a chi veniva in mente, poi sviluppavamo insieme. Vedevo appunto questa cosa nella vostra biografia, che tu suoni il pianoforte, suoni ancora? Sì, o... sì, sì, suono sì, ancora, sì. Suonicchio, dai. Ti sei dato più al mixer, diciamo? No, io il pianoforte l'ho suonato per 5 anni circa e adesso lo suono solo dalla parte, diciamo, di composizione.
non mi metto a fare delle cover o a suonare brani di altri artisti. Diciamo che lo suono solo per con la finalità di comporre. Ma ad esempio i vostri primi brani che sono Ancora di te e Assaggio d'inverno. Esatto. Siete soltanto voi due, anche i musicisti, o vi siete fatti accompagnare comunque anche dagli amici? No, nel senso, c'è tutto... Solo noi. Tutta farina del nostro sacco, finché dopo un po' di mesi che sfornavamo le nostre canzoni abbiamo deciso di iniziare una collaborazione con una cantante che era... una ragazza come me di Longiano, la Betta, che la saluto. Ciao Betta! So che si sta seguendo da casa, naturalmente. Se ci sei, se vuoi dire qualcosa, chiamaci da 0541 94 31 84 e infami i ragazzi che non sono passati a prendere. Va bene anche la chiamata con l'addebito? Sì, può farlo, tranquillo. Si può? Non è che arriva il direttore che poi si picchia. No, manda un SMS, ecco. Dopo ti chiamiamo noi. Scrivici su Facebook, facciamo prima. E torniamo dopodiché abbiamo cominciato appunto, io... abbiamo cominciato a far cantare più lei come ruolo più principale. E io mi occupo comunque della stesura di tutti i testi, lui dell'arrangiamento appunto e della composizione. E a lei le abbiamo chiesto tutto quanto, dicevo, sì, e lei in pratica fa due cose musicale, e lei in pratica fa due cose, le abbiamo chiesto di fare due cose, la prima è di cantare e l'altra è bene è di non aprire i coglioni. ok vabbè. Salutiamo tutte le donne in ascolto in questo momento che ci vorranno un tantissimo bene. Facciamola passare come scherzo, dai. Stiamo scherzando, ovviamente. Certo, vi vogliamo bene a tutti. La canzone che andremo a sentire adesso, che partirà tra pochi secondi, è Se esistessero parole. Creata quando, come, chi, perché? Creata l'ultima canzone che abbiamo inciso del CD, registrata l'estate scorsa. Mi piace, ma l'ha preso sto... Bravo Mirko, bravo. Ce l'ho fatta. La tecnica martello che usano di solito nelle altre radio. Ti martellano con una canzone che può essere anche la più brutta del mondo. Tipo quello che ho messo io d'apertura. Sì, non so come ha fatto a piacerti, però dopo un po' diventa bella. Ma io l'ho messa apposta perché siamo più o meno in tema, diciamo. Sarel di... tema di di saluti, perché esordiamo salutando, vabbè, il nostro amico Antonio da Padova. Ciao Antonio e salutiamo anche chi, Mirko? Allora, facciamolo dire ai nostri ospiti, visto che le conosco, qualcuna la conoscono. Ah, perché sono in quella linea da prima? No, ho buttato giù, però sono in macchina. Occhio. Infatti abbiamo avuto il piacere di un saluto da Sara, Jasmine, Jeanette. Le conosciamo benissimo. Le conosciamo e le salutiamo calorosamente. State attenti alla guida. Luce accesa anche di giorno. Casco anche in macchina. Sì. Rispettate i limiti e mi raccomando, chi guida beve. Non deve bere, ho sbagliato. Scusa, non guidate perché dovete bere. Esatto. Ma tuttavia, proseguiamo. No, torniamo a parlare con i nostri amici, con Zampo e Nico. Abbiamo appena sentito l'ultima canzone del vostro primo CD, nel senso ultima intesa come... cronologicamente registrando. Scaletta. Sì. Detto questo, è un CD nato poco per tempo caso. Fa. Per caso. Sì. Come mai? Perché? Chi? Dove? Cosa? Perché avevamo queste canzoni e gli ha detto: cosa ne facciamo? Siamo trovati e abbiamo detto: oh, sono quasi passati 2 anni dalla prima canzone che aveva registrato. Cosa facciamo? Ma nella produttività di tutte queste canzoni, esatto. Cosa c'è dietro? Nel senso, è tutta vostra voglia, smania di voler scrivere, di voler creare qualcosa? No, allora, questo è un CD, lo posso dire, Nico? Nato in depressione, cioè stavo faccelo malissimo. Vedere, faccelo vedere. Faccelo vedere. C'è chi dà pugni contro il muro. Visto che sei in prima vediamo piano. Baldo, se, ecco, esatto. Vediamo tutti in CD. Qualcuno inquadra. La luce dello studio non aiuta, però dopo pubblicheremo, esatto, anche un'immagine. Sì, questo. Lo metto perfetto, qua davanti. Oh, eccolo. Così si vede. Perfetto, Figo. Vedi. Sembra un CD di musica classica con questa copertina. Ma a noi piace un sacco, però... la musica classica. No, ma. Quindi spiegate anche perché sta cosa. Però prima torniamo dopo ti spiegherò qual è il nesso tra la musica classica e la musica dance, punk e tutto quanto. No, stavate raccontando che è un momento di depressione. Ma
È il vostro momento emo. Avete passato il vostro momento emo? No, adesso, adesso, non esageriamo. No, emo... emo no, emo non mi piace. Soprattutto questo è molto emo. Sì, assolutamente. E appunto... Only the horses. Non abbiamo dato pugni contro il muro, ma abbiamo appunto buttato giù queste canzoni. Che... inizialmente sembravano sì, così molto tristi. No, molto... perché hai iniziato a avere quell'attimo di malgone che gli è tornato no, in mente. No, ma che... allora no, dico... ma chi se ne frega. Sono vecchi ricordi. No. Poi dopo che la vedi che parcheggia sulle strisce pedonali, veramente. Beh, in effetti sì. Davvero. No, comunque questa è una, storia, è una storia nostra che la... No, vabbè, dai, lasciamo. Cioè, ogni canzone nasce da una delusione d'amore. Infatti, ogni infatti. Bella canzone, vero o no? Speriamo. No, non è tanto speriamo. Delusione d'amore. Le canzoni più belle sono quelle più sentite, nel senso quello che abbiamo scritto, che ha cantato e la musica che abbiamo fatto era sentita e molto, diciamo, appropriata con quello che stavamo vivendo. Infatti sono un po' triste, a parte alcune, però sentivamo quello e abbiamo cercato di metterlo in note musicali. Ma e i testi in vengono fatti, cioè, per, in questi casi sono... Un 90% li fa lui, un 10% lo faccio io. E il 99% sono autobiografici. Ma nel senso quindi che io non sento niente. Il 10% lo fai te. Tipo Truccio Baldassi. Sì, va bene così. Cosa dici? Nel senso? Sì. Sì, diciamo che ho la supervisione. E poi mi dice, non fa rima. Questo è il suo contributo. Sì. No, non è propriamente vero. Dice a anche volte, specchio a volte riflesso. A volte dopo. Hai fatto anche degli errori ortografici, per Dio. No, sono grammaticali, non sono ortografici. Vabbè, ok, però... Lui quindi fa la funzione del correttore automatico, esatto, di Word. Esatto, cioè, sono il T9. Ok, cioè, ci penso a lui. No, e appunto, parlavamo, quindi è tutta, diciamo, stomaco tuo, nel senso sì, che disetto, scrivi i testi e da qui, quindi, quante canzoni hai fatto fino adesso, più o meno? Oltre a quelli che ci sono qui dentro, in questo disco, quanto allora, hai in cantiere? Allora, io ho iniziato a suonare che avevo circa 14 anni, in prima media. A fare cosa hai iniziato? A suonare. Cosa suoni? La chitarra. Ah, ok. Prima avevi detto solo che suonava nel gruppo punk. Ah, no, giusto, hai ragione. È vero. Perché lui ho preso in mano la prima chitarra. Era one man band. Ho preso in mano la prima chitarra all'età di 14 anni. E come tutti dai ragazzini abbiamo cominciato a suonare Blink, Green Day, Simple Plan. Poi ad un certo punto ho detto, perché devo strippare per impararmi una canzone dei Ramones quando io non penso ciò che loro hanno scritto? E dal di lì è scattato un meccanismo in cui ho cominciato. I Ramones che ci stanno ascoltando anche loro in questo momento, ciao a tutti e cinque. Ho la vostra maglia anche se non vi suono. E allora ho cominciato a scrivere, ho cominciato a buttare giù su carta i miei pensieri, finché pian piano mi sono cambiato genere, ho cambiato stile, sono cresciuto appunto. E io ho fatto un po' di lavaggio del cervello. Sì. Anche perché tu vieni da tutt'altro mondo, diciamo. Esatto, quindi... esatto. E, diciamo, solo con lui abbiamo scritto circa 45 canzoni. Tra il primo CD, tra il secondo cui stiamo finendo, tra quelle che non abbiamo registrato, tra quelle che abbiamo scartato e tra quelle che abbiamo pubblicato con Fabrizio Fattori. Appunto, appunto, appunto. Parliamo di questa cosa perché la canzone che andremo a sentire tra poco c'entra più o meno in parte con Fabrizio Fattori. Sì, in questa canzone ci sono molte... Per chi magari non lo conoscesse, spieghiamo chi è Fabrizio Fattori. Fabrizio Fattori è un produttore / DJ di musica afro. Esatto. Qua in zona è conosciutissimo, quindi detto, per chi non conosce magari chi è tipo Mirko, non ascolta molto musica afro. Lo conoscevi te? Sì. Ti sta ascoltando. È una cagata pazzesca. Quello che ho detto io, infatti. Torniamo appunto e riprendiamo la strada alla canzone. Appunto, in questa canzone ci sono molte sonorità che richiamano il genere afro, che richiamano le canzoni. New afro, non proprio afro nell'immaginario comune afro, okay, è sì. Ma quella di 10 anni fa. Finiamo il racconto dopo, perché adesso ci ascoltiamo la vostra
Siamo rientrati qua su Romanes Got Talent. Ho lavorato troppo. Su le mani. Stavo dicendo appunto che siamo rientrati qua sordo da qui dentro. Su Romanes Got Talent, su Radio Icaro Rubicone, quindi sul 90 FM, www.radioicarorubicone.it, www.tv e quant'altro. Mangiatele due parole ogni tanto, Dibra, non hai cenato appunto, stasera. No, stavamo finendo di raccontare ai ragazzi che questa canzone fa parte di una compilation fatta assieme appunto a Fabrizio Fattori. No. Cioè questa no, è l'unica che non fa parte. Esatto. Guarda tu proprio bagnato, come si dice. Esatto. Bravo Dibra, la tua figura l'hai fatta. L'ho fatta esatto, e mi stringo anche la mano da solo, così senza motivo logico. Ma come ben tutti sanno, chi ci ascolta da tempo, abbiamo spesso e volentieri dei grandissimi collegamenti telefonici con i grandi inviati. Questa sera abbiamo un collegamento telefonico invece con un grande amico che ogni tanto abbiamo il piacere di avere qui in studio con noi, però in questo momento è a Roma e ci spiegherà anche lui il perché. Quindi diamo il benvenuto questa sera a Fabrizio Bitto Di Paolo. Ciao ragazzi, buonasera. Ciao Bitto. Io sto ridendo ancora perché come ben tutti sanno mi mancava ancora nel repertorio di Dibla, però va bene. Lo sai che forse non tutti sanno che ne ho tante da dire, Bitto, lo sai benissimo. Come state ragazzi? Noi tutto bene, qua l'estate tra virgolette ancora non arriva, è caldo però è appannato, piove, non piove, smette, umidità, non si capisce niente. Voglio il sole. Tanto mi raggiungi, quindi... Appunto. Ma spieghiamo, dove e perché sei a Roma? Allora, un villaggio, non facciamo nomi perché la pubblicità sarebbe eccessiva. Esatto, non diciamo che il Fabulous Village. Questo l'hai detto tu. No, perché stiamo preparando uno stage per animatori turistici dal 2 al 5 di maggio e udite, tra gli aspiranti c'è anche Daniele Di Blasio, detto Dibla. Pensa a te. Cosa ridi? Cosa ridi? È il tuo nome che fa ridere. verrà a divertirsi in realtà. Farà da spalla. Ma è una bella struttura, onestamente, verrà a farsi un weekend lungo. Sarà ospite, forse questa è l'unica cosa invidiabile. E quindi niente, ci divertiremo, chiameremo Mirko per dirgli che stiamo bene, ecco. Certo, soprattutto siccome ho visto che a Roma ci saranno nei prossimi giorni anche 28-29 gradi e qua no, potrò dire che là si sta bene. Assolutamente sì. E come funziona? Se qualcuno all'improvviso dice domani voglio partire anch'io, voglio venire anch'io, cosa deve fare? Ma in realtà ovviamente tutt'altro che scontato il ringraziamento per questa pubblicità all'evento. Figurati, tanto salutiamo anche i nostri amici che ci stanno ascoltando da casa. Ciao a mamma, ciao babbo, ciao zio. Esiste, allora, l'agenzia si chiama Extrasistole, sì, come il problema cardiaco, quindi extrasistole.com. No, è così, nasce da una situazione del genere in realtà il nome dell'agenzia. Il titolare ne ha passate e quindi ha deciso di chiamare così l'agenzia, agenzia che tra l'altro in realtà si occupa di una serie di servizi e di settori, tra l'altro musica e spettacolo, tant'è che alcuni dei vostri ospiti dovrebbero poter venire a Roma quanto prima, poi ne parleremo. Bene, ne sono contento. Dicevo che chi volesse può visitare il sito, oppure mi sono permesso di occupare uno spazietto sulla pagina personale di Dibla, parliamo di Facebook ovviamente. La marchetta, esatto, e ci si può, insomma, si può contattare dal 2 al 5 maggio. È chiaro, siamo ormai sotto data, come si suol dire. Sì, siamo in prossimità. Però poi i ragazzi che finiscono lo stage andranno a fare la stagione, le strutture sono sia a Roma che in Calabria, in Puglia e in Sardegna. Quindi Dibla se va se lo tengo, non me lo assicuri? No, purtroppo non te lo assicuro. No, io invece sarò nel fantastico villaggio di Bellaria Germarina. Sono perplesso. Al bagno 52 Paradise. Esatto. Però lavorerò lì non come animatore, però due patacate, se venite ve le dico volentieri. Io rivolgo un appello al vostro direttore, che non conosco personalmente. Secondo me una puntata a settimana di un qualsiasi evento con voi due dovrebbe essere fatto dal bagno 52.
Bravo, mi piace sta cosa. Mi piace sta cosa. Una non guasta. Però... Specialmente quando Dibla ancora lavora, così non rompe le scatole. Vero? Lui magari porti i lettini, trick, trick, trick. Esatto, perché in quel caso vengo io, vi raggiungo e vai. E facciamo... Voi aperitivate, io lì a sgobbare. Esatto, esatto. L'orario è quello, quello dell'aperitivo sarebbe l'ideale, però il direttore ovviamente dovrà valutare e vagliare una serie di cose, quindi... Ma ne parleremo, ne parleremo. Scuso con i tuoi ospiti che non ho salutato, ragazzi, perdonatemi, però... Bella Bitto, come stai? Ecco, l'unica domanda che non dovevi fare. Capito? Ecco, hai detto una cosa e hai sbagliato, Nico. È incredibile. Ho voluto dire quella per forza. No, perché ora ho sentito che hai detto che alcuni dei nostri ospiti verranno a lavorare a Roma, gli sono illuminati gli occhi e... E quindi no, perché, anche perché i ragazzi qua hanno una casa di produzione, si può dire uno così, studietto, uno studio di produzione, home recording, fanno tutto per conto loro, sono autonomi, però variano molto con i generi musicali, quindi è un prodotto che ti può piacere. Ma guarda, io adesso, per quanto riesca difficile sia a me che a te restare seri, ma seriamente volevo affrontarlo questo aspetto. Io una cosa che l'Europa, ha detto seriamente, io e te parlavo con Dibla. Baldo, hai quel bastone che ti ho lasciato lì, usalo. Aspetta Mirko, dicevo che mi è capitato spesso di andare in giro, soprattutto per lavoro, in particolare in Europa, e non esiste assolutamente l'atteggiamento che abbiamo in Italia tra artisti. Ovvero se qualcuno si sta esibendo live in un locale, c'è un altro che va a fare una jam session o viene invitato ad esibirsi e l'artista stesso dice: sai, ti consiglio di andare in quel caffè perché fanno live col tuo genere, oppure da quell'altra parte. In Italia invece piuttosto si spara a zero su chiunque possa potenzialmente rappresentare una concorrenza, e siamo assolutamente immaturi, ci vorrebbe un po' più di cultura musicale. Allora, esatto, assolutamente. Forse un po' presuntuosamente, però il Teatro Centrale, Carlsberg, e questa è una pubblicità onesta, sta cercando di diventare il salotto buono della musica romana, ma non perché debbano esibirsi solo artisti romani. Stiamo dando una connotazione particolare a tutti i generi musicali, laddove però il jazz, piuttosto che comunque il live con delle band, formazione tipo 4 componenti, 5 al massimo, anche per una questione di ubicazione e di spazi, sta raccogliendo molto successo. Quindi bene, bene, bene. Che da voi non possa arrivare qualche artista sino a Roma, che come sapete è una vetrina assolutamente di qualità. Speriamo, speriamo. 100 vetrine a Roma, dico. Esatto. Mirko che è informissimo. Guarda, veramente. Era infelice questa, però. Io ho i brividi sulla pelle d'oca a sentire lui proprio che esprime questa... Pensa che io ero assolutamente sicuro che dopo questa telefonata sarei stato meglio. Sto scappando in bagno, ragazzi. Ecco, appunto, immagino. Tanto... Perché manderai fuori il cattivo che è dentro di te. Esatto. Posso dire che non ho mai visto tanta ignoranza in un solo uomo. È un peccato tenerlo dietro al vetro. Liberatelo. No, no, meglio di no. Aprite la botola. Ecco. Vabbè, ragazzi. Bene, bene, Vito, bene. Allora, ne approfitto per fare una cosa al volo. E ti saluta tanto Antonio da Padova. E... famoso rettore dell'università. Esatto, è proprio lui. Noi ti salutiamo con una canzone dei nostri ragazzi, che è Con la forza in me, e ci risentiamo più tardi, che ci diamo le ultime dritte per domattina, che domattina ti raggiungo a Roma. Oh, belle notizie, va bene. Esatto. Con la forza in me, la canzone appunto dei nostri amici qua in studio, Zampo e Nico. Oh yes. Canzone è un po' tipo che... ho i pugni nelle mani. No. Possiamo andare via noi? Così detto... lo dirigiamo da solo il programma, lo cacciamo. Non è una tapparella quel vetro. Vuoi che muora? Sì, volentieri per adesso, poi dopo ti riprendi facilmente. No, appunto, canzone che dicevamo Sta sfottendo. Sì, no, lui va avanti così. Perché voi ragazzi non lo sapete, in realtà questa fa parte di una rubrica che se... consolutamente tutti i martedì Romagna's Got Talent. Questa è la famosissima e la meno richiesta al mondo rubrica settimanale degli interventi a casaccio di Mirko Manuzzi. Dammi qualcosa che fa bam bam bam.
l'unica rubrica e che serve a giustificare la presenza di Mirko al mescidatore. Open Gangnam Star. Mo me la segni bro. Possiamo far basta o devo chiamare lo SWAT e farti arrestare coi cani, esatto. Però abbiamo tra noi un attore comico. Liberate i cani. Baldo, guarda, c'è una levetta di fianco a te, si apre una botola e casca giù Mirko. Così siamo a posto, esatto, quello per cui funziona. Basta! Allora, stavo parlando con i ragazzi, dai! Alla prossima usiamo il sedile iniettabile, quello esatto. La macchina di Batman. O del cianuro, volendo. Ecco. No, torniamo a parlare con voi. La canzone che abbiamo ascoltato prima, so che ci sarà una novità in arrivo riguardante quella canzone, che è... Che è il videoclip in uscita la prossima settimana. Dovevamo avere un giorno preciso in teoria. Esatto. Però poi ha fatto molto tempo. Guardate il nostro videoclip. Uscirà. Okay. No, entro... Il cane del videomaker si è ammalato, quindi okay. Non ha potuto finire. Era la somorosa, non era il cane. No, beh, perché dici così? Non ti è vero. Tanto bene, ti vogliamo tanto sto bene. Sto scherzando. Lucilla, sei bellissima. Mi state facendo voler bene. No, no. Sta perdendo tutto. Me la giocate con Mirko. Mister Videomaker ha appena spinto cancio. Video ultimato cancio. No, lo dobbiamo ancora pagare, non credo. Ah, okay. E quindi uscirà entro lunedì. Il videoclip è di Con la forza in me, estratto dall'album Senza genere, solo musica, in cui ci sarà appunto che è la prima canzone con cui abbiamo collaborato con Betta, detta anche Elis, detta anche Elisabetta Forcellini, detta anche Betta, detta anche Betta, l'ho già detto. Detta e Betta. In questa canzone appunto abbiamo... Me la chiami Lesesira, quindi... Sì. Era in quelle due clausole che abbiamo detto prima. Ah, ok, esatto. E che appunto... non stiamo a ripetere. E appunto l'abbiamo girato con Michelangelo Baffoni, che è un giovane videomaker talentuoso di Morciano. E appunto sì, detto appunto questa seguiteci esatto. Basta. Seguiteci su Facebook, pagina ZN Studio, tutto attaccato e commerciale, perché fa più marketing. Oh, yes. Sì, che teoricamente sarebbe ZN, invece Zen per gli amici. Lui si ostina a chiamarlo Zen, ma sarebbe ZN. Perché sì, è più commerciale. Esatto. È un imprenditore. È più slang. Un bravissimo Baldo che ha fatto appunto, non so quale ha preso. Qua si vede la qualità proprio. E dicendo questo, vi invitiamo a seguirci, perché appunto uscirà questo videoclip in cui... Hanno partecipato da una scuola di karate, tra l'altro qui di Savignano, l'SKS, cui salutiamo. Quindi Davide. Vi hanno picchiato selvaggiamente. No, questo non lo legge attaccato. Tra l'altro il videomaker si è spaventato perché hanno fatto delle mosse, lui era lì vicino con la telecamera, ho paura. Ma sei deficiente! Più o meno ha detto la stessa cosa. E appunto ci sono stati questi ragazzi disponibilissimi della scuola di karate qui di Savignano. Ci sono stati dei ballerini di appunto musica classica e hip hop. E inoltre ha collaborato che una ragazza in cui ha girato delle scene al campo di atletica dell'ippodromo di Cesena. E quindi tante idee, tante appunto persone che ci hanno collaborato, e quindi... I cavalli ancora, Cicciolino non era disponibile. E quindi l'ippodromo di Cesena sono i cavalli. Ah giusto, allora ci sta. Sì, ma era una che correva. Sentiamo, che faceva parroco atletica, che si sta seguendo da casa in questo momento. Anche lui appunto, no, dicevamo. Quindi è un video completo. Stai diludendo tantissimo di tutte queste cose. E uscirà entro lunedì. Facciamo il nodo al fazzoletto. Danno l'ultimatum. Allora sì, noi martedì prossimo lo pubblichiamo qui sulla nostra bacheca della nostra pagina. Se ancora non avete cliccato mi piace, fatelo, dovete farlo. Non è che uno arriva qui e vede Romagna's Got Talent, mi piace, clicchi e poi no, perché mi togli il volume? Perché fai queste cose? Stavi facendo l'annuncio di Bro, allora io ti ho messo l'atmosfera. senza base, che atmosfera è? Puoi venire te una volta a fare, per favore, un attimo?
metti mi piace sulla pagina Facebook. Un po' minore. Mi era anche venuto bene, mi era venuto bene. Ci eravamo armonizzati. Tra l'altro, ho letto anche appunto questa cosa che con Elisabetta Forcellini avete prodotto un disco solista e anche delle canzoni, ho letto qua, delle cover di pianisti di musica classica. Spiegatemi bene come... Esatto, c'era venuta in mente sta folle idea di scrivere un testo su delle basi appunto di musica classica. Abbiamo preso un pezzo di Hiruma, un pianista coreano, e un pezzo di Alexander Cimini, che è un regista, produttore, compositore di Forlì. E appunto abbiamo scritto sta canzone in cui abbiamo pubblicato... Che è un piccolo mondo, quel coreano forlivese che si non so se stessi. E che tra l'altro una di queste l'abbiamo... l'ha presentata Elisabetta Forcellini appunto dal vivo al Festival di Gatteo, con cui io siamo... Ceri. Diretta con la radio. Ma sì. Ci ha intervistato allora. È vero. Potarsi. Sì? Ma te pensa. Ma non mi ricordo mica. Io ero per la finale, tra l'altro. Quindi puoi testimoniare che non stiamo dicendo delle cavolate. Allora, perché... Guarda, perché è andato bene che Ubaldo non ti ha inquadrato in quel momento, perché la faccia è stata eloquente. Vuol dire che siete stati bravissimi, ragazzi, per dire. Siamo arrivati in finale con l'inedito. Infatti, non potevamo competere con E l'inedito qual è? Tipo questo che va in onda adesso? Questa l'abbiamo presentata la prima serata con cui abbiamo raggiunto la finale. Per dire, Ci siamo. Bentrovati! Radio Ricordo Romagna's Got Talent. Abbiamo avuto un attimo così. Ci vorrebbe un sacco dietro. Sì. Ci siamo, sacca azione. Non mi ricordare azione in quello studio perché. Allora, dovete sapere, facciamo una piccola parentesi, poi torniamo a parlare di voi. Che martedì scorso, assieme è appunto gli amici di Una Vita da Divano, puntata che tu hai visto. Sì. Hanno registrato un cortometraggio in cui sia io e Mirko siamo protagonisti, cioè facciamo un piccolo cameo. E appunto facciamo dei speaker radiofonici e per dire tre battute ci abbiamo messo mezz'ora. Non vedo l'ora di vederlo. Erano più di tre battute, tipo, dai, non pam, c'è anche sarà prestissimo su YouTube, quindi la pubblicheremo anche sulla nostra pagina Facebook. Tra l'altro ne approfitto per dirvi anche i prossimi eventi che avrete, perché ho visto che siete stati al Fly Donkey domenica scorsa. Sì. E comunque anche per il videoclip potete utilizzare tranquillamente la nostra pagina per poter mettere quello che volete. Alla modica 20... cifra di 20 euro a pubblicazione avrete la possibilità di avere spazio. Scherzo, una battuta. No. Gran barba. Come è andata? 20 euro ci sta. Come è andata il live Fly Donkey? Non c'è male, ci siamo divertiti. E abbiamo presentato appunto sia gli inediti del primo disco, sia alcune piccole anteprime dei nuovi brani house che stiamo finendo di appunto fare. Di comporre. Infatti la mia domanda è com'è una vostra esibizione live? Cioè, nel senso, cosa consiste? Una cosa si può trovare? Appunto, noi facciamo due tipi di esibizioni live. Una come DJ set, dove appunto suoniamo i nostri brani insieme alle hit radiofoniche del momento, sia in uno spettacolo unplugged. Lo spettacolo unplugged consiste nella nostra cantante, io con la chitarra acustica, e poi abbiamo delle percussioni molto soft dal cembalo, dallo shaker alla cassa appunto acustica, e in più c'è anche Elia col pianoforte. Quando mi va quando c'è lo sbatti di smontare il pianoforte e portarlo. E se non l'avete visto domenica Flying Donkey, vi aspetterà ancora un bel po' di tempo prima di riuscire a riconvincerlo a smontare il pianoforte. Occasione più unica che rara. Abito al terzo piano, dico solo questo. Devo portare un pianoforte così. Se prendi, scusa, una tastiera e la metti. Sì, certo. No, io non sono uguale. Tastiera, però. No, scusa. Ah, scusi, maestro. Devo fare lo sborone, scusa. Io sono nato con una volta che io suonavo con una chitarra a 12 corde. Pazzesca! Io ho suonato con una chitarra a 12 corde e lui doveva suonare con una tastiera.
Quando ho iniziato ce n'erano 12, quando ho finito non lo so. No, ti giuro, lui ha suonato con la chitarra. Sempre la chitarra si parte con tante, poi si diminuisce. Sì, sì, esatto. A calare si passa anche Hendrix, suonava con due corde, l'altra se le mangiava. Erano da anni che non rompevo una corda, domenica ne ho rotte due. Fortunatamente ne avevo 12, perché se ne avevo 6 ero un po' critica la situazione. Facevi la canzone mononota. Tanto io, dopo se faccio una richiesta, posso fare una richiesta? No. Io personale, Icaro, no, tu mi metti un disco? Esatto. No, volevo mandare quella di Storie Tese alla fine, no. L'ultima. Ok, va bene, grazie. La canzone mono nota. La so no, cantare? È quella del concerto del 1° maggio. Aspetta, fai domani. Non cantarmi in faccia! Esatto. Bellissima canzone. Vabbè, ok, dopo fenomeni. Questa parentesi, va bene. Ascoltiamo, ragazzi. Ma se vuoi, non lo so, un po' di beatbox. 5 giorni. Perché non so, questa fa piangere. So, beh, 5 giorni bravo che piangerò. Bravo. Sei un insensibile. Molto. Ma come già sapete, faccio lo stesso preambolo che ho fatto prima. ci capita di avere spesso dei collegamenti internazionali un po' in giro per il mondo. Prima abbiamo sentito comunque il nostro caro amico Vitto. Qua torna a trovarsi un personaggio che l'altra volta non abbiamo avuto il piacere di contattare perché si era perso. Addirittura. Si era perso perché noi abbiamo il nostro inviato. Noi abbiamo un grandissimo inviato che va in giro per il mondo per vari eventi. Oggi, ad esempio, che è la giornata internazionale del jazz. Lui sicuramente sarà un concerto musicale, giusto, Salvatore? Pronto? Pronto, ciao, Salvatore Patanè qui con noi in diretta su Romani's Got Talent. Buonasera. Ciao, Salvatore. Siete sulla nel bosco? Eccoci, abbiamo cominciato bene. Complimenti a Mirko. Esatto. Ragazzi, so che avete degli ospiti, però sì? Non sento una minchia, come mai? Tutto a posto? Qua va tutto bene, tutto bene. Tu dove sei? Io sono allo stadio del Real Madrid. Sei andato a vedere la partita, va bene. Tutt'altra cosa che ti avevamo chiesto noi, però va bene lo stesso. Io in fondo. Non so come sentite, perché qua io sono in mezzo a una polce, io capisco poco, voi tutto bene? Noi tutto bene, ti sentiamo un po' in lontananza, sentiamo che c'è un bel po' di bagara e immagino sia una bolgia lì, saranno festeggiando i tifosi del Borussia Dortmund. No, veramente sono quelli del Real Madrid che sono agitatissimi, però tra l'altro io ho portato con me sempre i soliti tifosi che c'è nel mondo. Ah, siete diventati un gruppo tutti insieme, cioè girate insieme, sì, che bello. Sì. Sì, ma è un bel gruppo, insomma. Ecco, questo era uno che stava salutando Mirko. Appunto. Ciao, bello! Cos'è il gruppo Ignoranza? Chi è che guida il pulmino lì? Ah, non lo so, uno qua. Abbiamo sempre le solite cose, sempre cose. Ci sono i ragazzi che mi hanno pregato di farvi sentire il coro, se volete, perché poi, non so, se è possibile. Vai, vai. Vogliamo il coro. Vogliono il coro, ragazzi, però mi raccomando, al mio 3 fate partire il coro. 1, 2, 3. No. Ah, è sempre quel coro lì, grazie, Salvatore. Grazie. È sempre bello sentire. Sono affezionatissimi proprio, guarda. Sì. Io glielo dico sempre, sono degli animali, però insomma, per loro però si divertono perché girano l'Europa. Questa è la fidanzata del Capoltrà, che comunque insomma è tutto bene, va. Ma voi che mi dite, mi sento stranamente silenziosi. Ma noi perché siamo in ascolto di quello che sta succedendo lì. Ci piace ascoltare le persone. Sì. Vediamo gente, leggiamo libri, anche queste cose qui, no? In realtà è perché eravamo presi dalle tue vicissitudini. Tutto bene. State bene, ragazzi? Sì, allora. Tutto bene. Tutto bene, tutto a posto. Te, la famiglia? La domanda l'ho fatta in italiano, non è che ci vuole interprete, insomma. una domanda che è una minchiata e voi rispondete in questo modo. Comunque, caro Dipla, io credo che si è ormai esaurito il tempo a disposizione, anche perché qui stanno 5, chiacchierando 4. Sì, anche perché ormai devo salutare i tuoi ospiti musicali, perché c'è il mio cugino che ci tiene. Certo. E gli vuole far ascoltare una canzone, se volete, eh? Certo, tanto si chiama Pasquale, giusto, il cugino? Sì, Pasquale, di secondo nome. Che ne ha di nomi lui, però...
Prego, ascoltiamo, ascoltiamolo. Quando andiamo in giro per il mondo lui ha l'orchestrina e canta sempre queste cose strepitose. Ah, quindi sai, il gruppo di tifosi più l'orchestra, dice, ma siete organizzatissimi. Pasquale, 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 basta! Ecco, gli ho chiesto di gentilmente. Gentilmente, ho sentito. Lui ha... Quando c'è la gentilezza. Con le buone. La galanteria è prima di tutto. La galantaggine. La galantaggine. Allora, ragazzi, io, la galantessa. Se mi permettete, volevo fare giusto un paio di saluti, poi... Sì, sì, certo, vai, vai. Salvatore, non ti preoccupare. Salvatore numero uno. Chi era questo? Uno. E questo è Nicola, il cantante del duo, che non è un duo, ma in realtà è un casino spiegato. È un due più. Ma scusa, ma è possibile che tutte le minchiate si fanno da voi, nel vostro programma? Certo. Ma ancora una cosa coerente, ben compreso. È compreso, dico, una cosa coerente non c'è, comunque. No, è il bello del nostro programma. Siamo noi che portiamo la cattiva. Se vogliono la coerenza, hanno sbagliato stazione. Esatto, esatto. Va bene, sentite, allora io volevo salutare Marcello. Sì. Mario, Antonella, Salvatore, detto Turuzzo, per gli amici, da non confondere con Tore, che è il pescatore dell'isola più vicina. Ah, ok. Poi c'è Tony. Sì. C'è Pippuzzo e sì. Sarina, che è una coppia recentemente fidanzata. Dopodiché abbiamo Antonello, che è il nuovo gestore del ristorante dove vado a mangiare io tutti i giorni. Poi c'è Mario. Poi c'è Munillo, che è il soprannome di uno che si chiama Paolo. Si chiama Paolo, però si fa chiamare Munillo. Ciao, ciao, ciao. Il Bracco Baldo non se lo mettiamo. Lui va avanti così per delle mezz'ore, capito? Una volta si è messo 4 puntate per finire di salutare i miei amici. Ho salutato il Molise intero. Ma non era quello di prima. E poi Mariella, perché Mariella è insieme a Rosa. Ancora c'è, ancora lì. Siamo ancora lì, siamo ancora in diretta comunque qua. Chi ci sta ascoltando da casa, appunto, purtroppo sa che il nostro Salvatore si perde un po' nei saluti, ma leggermente. Noi invece stavamo parlando. Sta ancora salutando? Ragazzi, non so, sta ancora salutando? Poi c'è Mattia che lui. Può darsi che. Ciao Salvatore, gli manderemo un messaggio che ho scritto. Noi ci sentiamo prossimamente. Ci sentiamo magari prossima settimana. E intanto comunque. Buona Maria, Antonella. In piena. Esatto, mi giuri che non è preparata questa cosa? No, ti giuro che tra l'altro è inviato speciale. È il nostro inviato speciale. Benzema non lo salutiamo. E non ci ha detto che. Giovanni, perché poi c'è Giuseppe. Perché Giuseppe. E non ci ha detto che Real Madrid ha fatto gol, tra l'altro. Benzema al 37esimo. Sicuro che ce la fa. Detto tanta questo, roba. andiamo per ascoltarci tra un po' un'altra canzone scelta da Mirko. Sì, io devo dire che questa canzone è una scelta particolare perché domani è il 1° maggio e come tutti gli anni il 1° maggio c'è una cosa molto importante per un San Maurese doc come me, c'è il gioco città, la 26esima edizione. Non e è quindi... festeggiamenti dove fare, non è un festeggiamento, è una sfida. È una sfida dove l'anno scorso tante squadre. L'anno scorso siamo arrivati secondi perché abbiamo avuto una penalità di 2 punti che ci sono costati la vittoria. Quest'anno è l'anno buono, me lo sento. Sei un gufo quindi... Perché non ti stai allenando in questo momento? Mi sto allenando, è 10 giorni che mi sto allenando in insieme a tutti i miei compagni. Scorso... Alla ciclette sotto, stiamo bevendo le uova tutte le mattine. Siccome gioco città serve per recuperare indizi in giro nascosti per una città che poi si scopre soltanto quando si arriva. Mirko questa sera ha nascosto l'intelligenza. Nello studio da qualche parte. C'è riuscito benissimo. E la tra grazie di Bla. Grazie, intanto ascoltiamo la musica. Survivor, I was a tiger, a dopo. Sei più carico adesso? Carichissimo. Bene, 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 bene. A proposito, do prova ai nostri ospiti che come dicevamo prima, qualcuno va avanti 4 puntate, se vogliamo. Perché? Antonello. Abbiamo ancora in linea Salvatore. Mi sono dovuto interrompere perché ha segnato un francese e non so che minchia c'entra un francese in una partita tra Spagna e Germania. Comunque vabbè. No, è per fare interazione, capito? Per fare? Deve mantenere i rapporti di buon vicinato. Ma tu sempre minchiate, dici come stavo dicendo. Senti da che pulpito. Antonella, Maria e Marinella
che è la cugina di Totuccio, quello che ho sentito dall'inizio. Ma basta, non se ne può più, basta. Salvatore, basta, eliminalo proprio, distruggi. Eliminato, distruggi eliminato. Numero, ciao, Salvatore. Segnala come spam. Ciao Salvatore, ciao. No, non è preparata. Torniamo al discorso di prima. Okay. Detto questo, torniamo a parlare di voi e con voi. Dicevamo che il secondo album è in cantiere. Esatto. Musica house, completamente tutta musica house, dance. O avete... No, è house, quindi, diciamo, trattino radiofonica. Diciamolo, diciamo ufficialmente, ragazze, il periodo di depressione è passato. Sì! Dai! Dai, che andate, e appunto dai. Si chiamerà What I'm Feeling, il prossimo album. Più o meno dai, fa così. Salutiamo tutti quanti su Fingers, Darzen D'Amico e Crookers, tutti quelli che ci ascoltano. Come in questo hai momento detto? Non lo so cosa ho detto, però hai fatto uno starnuto, poi hai detto Fingers. Salutiamo Svando, salutiamo Virginia Moon che ci hanno scritto adesso, che ci saluta in questo momento. E torniamo a noi, scusate ragazzi, piccola parentesi. No, è musica commerciale e house. Diciamo che le più tranquille sono quelle radiofoniche, per dirla proprio terra a terra, e saranno affiancate da altre tracce che sono propriamente da pista, proprio da perché discoteca. So comunque che sei tu, mi sembra che lavori sì. O comunque suoni spesso al Teatro Verdi. No. No. Allora, collaborazioni. Abbiamo fatto una collaborazione, ecco, con un DJ che è DJ Mitch, che ci ha aiutato a stendere una traccia che sarà appunto nel CD, e l'ha presentata al Teatro Verdi. Ho un problema con le R. E poi il 22 giugno colgo l'occasione. Rifacciamo Chuck 2. Inoltre è perché dobbiamo andare a fumare, non abbiamo ancora fumato, quindi inoltre il 22 giugno saremo al Molo 95, dove ci sarà uno show in cui prima suoneremo i nostri brani in acustico e poi ci sarà DJ Mitch che li suonerà in versione tunth tunth per tutta la notte, all night long. Quindi avremo uno squilibrio totale di tutto quanto, perché dall'acustico si fa. Scusa, non volevo. Ma quindi non ci rimane che ricordare i contatti, perché esatto, siamo ormai esatto. prossimi. Ricordiamo purtroppo. Dove vi possono contattare e in che modo. Allora, ci potete contattare e trovare su Facebook, su ZEN Studio, tutto attaccato con la E commerciale. In cui lì troverete le nostre news, i nostri video, i nostri aggiornamenti, le nostre date, le nostre foto, le nostre vicissitudini. Ma quello è prima di tutto. Esatto. Mentre invece, se ci volete ascoltare dal vivo, vi diciamo due date così. Puntata. È crisi di nicotina questa. Di Nico. Di Nico. E quindi ci potrete trovare il 18 maggio, un sabato sera, ad Alziamo la Voce a Longiano. Io sarò giudice. È vero? Sì. Ed è finita la base su questo. È calato il silenzio. È stato bello perché ha fatto "Io sono giudice". E poi saremo il 22 giugno, appunto, dove Zampo? Al Molo. Esatto. È lui che cura queste cose. Però è una cagata pazzesca. Ma ci siamo veramente. Esatto. Ricordiamo che potete sulla nostra pagina Facebook potete scrivere tutto quello che volete, eventi e pubblicizzare. Lo faremo sicuramente. E vi ringraziamo per essere stati qui stasera. Noi ringraziamo voi. Ricordiamo che la puntata la potete trovare giovedì su YouTube. Potete farla girare, tagliare, mandare a quel paese, fare quello che volete. Tagliare forse meglio. Tanto, sì. Ringraziamo tagliamo tantissimo tanto. I nostri montatori, esatto. Ubaldo alla regia, Enrico dal lavoro, esatto, da casa. Esattissimo. Tutta Radio Ica Rubicone. E ringraziamo Bitto per il primo collegamento telefonico. Grazie Ubaldo ancora. Grazie a Mirko. Grazie a Dibla. Buonanotte. Vi lasciamo con Cascada. Already for Love, che è una canzone che avete scelto voi. È una canzone d'amore. D'amore. Dedicato. Dedicato a chi? All'amore. Romagna's Got Talent. Radio Icaro Rubicone. Non starla ad ascoltare.